Ciao a tutti, una notizia importante sul reddito di cittadinanza. Colgo l'occasione per ringraziare il presidente dell'INPS Pasquale Tridico che ha messo in piedi una procedura e ha richiesto l'autorizzazione al garante della privacy perché serve un'autorizzazione del garante della privacy che è arrivata oggi. Il garante della privacy ha dato l'ok all'INPS, di grazie al nostro presidente, ha dato un ok all'INPS, guardate qua, reddito di cittadinanza, ok del garante della privacy a incrociare le banche dati per stanare i furbetti del reddito di cittadinanza. D'ora in poi l'INPS avrà la possibilità di verificare in modo massivo diverse banche dati che prima non poteva verificare, non poteva andare ad incrociare i dati in queste banche dati, come l'anagrafe tributaria, il PRA, regioni, comuni, per verificare se effettivamente quei cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza ne hanno realmente diritto in base alle norme, in base a quello che prevedono le norme. Un nuovo passo avanti, siete in tanti a parlarci di questo strumento, ormai molte forze politiche hanno capito che il miglior strumento, il miglior ammortizzatore creato fino ad oggi è proprio il reddito di cittadinanza, che va sicuramente migliorato, ci sono delle implementazioni da fare, questa era una per andare a ricercare quello che veramente fa pena nel nostro paese, ovvero cittadini che utilizzano risorse per altri cittadini che sono veramente in difficoltà, le utilizzano in modo illegittimo, ad esempio lavorando a nero oppure avendo già dei redditi immobiliari importanti. Ebbene, grazie a questo nuovo ok, grazie quindi all'iniziativa di Pasquale Tridico, oggi l'INPS avrà uno strumento in più per stanare questi furbetti. Continuiamo il nostro lavoro, non ci fermiamo, condividete se potete questa informazione perché sicuramente non andrà in tutti i mainstream come vanno, non andrà nel mainstream in tutti i notiziari come vanno le notizie che vanno contro il reddito di cittadinanza. Beccano un furbetto, tra l'altro lo beccano e va su tutti i TG, viene in piedi una norma nuova per stanare i furbetti, difficilmente andrà nei TG. Ciao a tutti.